Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che sarebbe il terzo, cioè. Proposta di risoluzione e iniziative della prima commissione avente ad oggetto piano di zona ex legge 167 nel comprensorio C5 Morosina, territorio di Ciampino, effetti sul territorio Moreno Sud, Lotti. Faccio presente, su questa risoluzione è stato presentato un emendamento, è stato fotocopiato, due emendamenti aggiuntivi, che sono stati fotocopiati, quindi i consiglieri ne possono prendere visione, e poi facciamo la discussione e poi passiamo agli emendamenti. Prego, consigliere Polli. La ringrazio, signor Presidente, colleghi consiglieri, assessori presenti. L'atto che oggi è sottoposto alle valutazioni del Consiglio nasce da una elaborazione della prima commissione urbanistica del nostro municipio in relazione al piano di zona del vicino comune di Ciampino nella sottozona cosiddetta C5 Morosina. Cortesia. Prima di entrare nel merito proprio del provvedimento, ritengo opportuno ripercorrere alcune date che sono importanti e possono essere ricordate dai consiglieri che facevano parte della scorsa consigliatura, perché nelle sedute del 1 febbraio, 8 febbraio, 15 febbraio e 22 febbraio del 2012 la commissione urbanistica dell'epoca, la terza commissione, pose all'ordine del giorno l'espressione del parere municipale sul piano di zona in questione, ovvero C5 Morosina del nostro vicino comune di Ciampino. Le quattro sedute non hanno esaurito, quindi non si è pervenuta ad una sintesi, ancorché in una seduta fossero state individuate alcune soluzioni, ma nella seduta successiva poi sono state completamente sconfessate. Fatto sta che alla data del 22 febbraio del 2012 il municipio, la commissione, non era stato in grado di poter esprimere un proprio parere su questo strumento urbanistico di Ciampino. Il primo di marzo del 2012, in occasione dell'altra commissione, alcuni consiglieri, compreso chi vi parla, ebbe modo di presentare una mozione, quindi con passaggio in commissione, cosa che non fu accettata dalla commissione, quindi poi andò direttamente in consiglio il 13 di marzo del 2012, attraverso la quale si evidenziavano alcune criticità, mettendo in luce l'opacità, insomma, con la quale si era manifestata, insomma, la trattazione a livello municipale di alcune tematiche tutte riguardanti l'urbanistica, tra le quali la 167 di Ciampino, e quella mozione quel giorno, il 13 di marzo, venne respinta con la presenza all'epoca le definimmo le truppe cammellate, presenza di numerosi cittadini appartenenti ai centri sociali che ritennero, forse perché guidati incautamente all'epoca, che quella mozione rappresentasse un attacco al re, ovvero all'ex presidente del municipio, e non fosse invece quello che era, la richiesta di una trasparenza sugli atti che riguardavano l'urbanistica, compresa la 167 di Ciampino. Dico questo perché, come abbiamo avuto modo di verificare sia in commissione che nel consiglio, l'opacità con la quale è stata trattata la materia urbanistica poi porta inevitabilmente a correre ai ripari successivamente in tempi non preventivabili. È successo con il Printix a 2 di Ciampino, attivato dal Consiglio, dalla Giunta Comunale a 5 giorni dalla scadenza della legislatura, con una semplice lettera del vicepresidente del nostro municipio,
analogamente sta succedendo, se mi consentite questo parallelo, anche con il piano di zona a noi vicino, che è di Ciampino. Ho fatto riferimento alle date perché credo che sia importante ribadire che dopo che il Consiglio del Municipio aveva respinto la mozione che chiedeva maggiore chiarezza sull'iter di approvazione della 167, la Giunta Comunale di Ciampino, qualche giorno dopo, quindi il 13 di marzo, il Consiglio respinse la mozione, il 27 di marzo la Giunta Comunale di Ciampino, con la deliberazione numero 43, approva l'ultima variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare in località Morena sotto zona C5, che era stato approvato con la precedente delibera del Consiglio Comunale del 22 aprile 2010. Solo in data 17 luglio 2014, ma questo lo abbiamo scoperto dopo, il Comune di Ciampino aveva stipulato, nell'ambito ovviamente della propria autonomia, la convenzione con il costituendo consorzio di urbanizzazione di Ciampino Morena 5 per la realizzazione del piano di zona che stiamo esaminando. Bene, è partita all'inizio dell'anno, a febbraio o marzo, una interlocuzione con il presidente della commissione tecnico urbanistica del comune di Ciampino, che ha portato alla riunione contemporanea, congiunta è un termine forse improprio, delle due commissioni, proposta che io ho accolto e che la commissione comunque ha accolto, perché abbiamo celebrato in data 11 maggio presso l'aula consigliare del comune di Ciampino questa riunione contemporanea, vertente proprio sugli effetti che il piano di zona 167 in fase di avvio provoca sui territori di Morena Sud, cosiddetto Lotti, per ciò che attiene l'impatto delle opere di urbanizzazione. L'esito del dibattito, inizialmente anche acceso per chi c'era, ha evidenziato una serie di frizioni, di criticità che poi nel corso della seduta sono andate poi a dissolversi, con l'impegno formale del sindaco di Ciampino a divenire ad una disponibilità a sedersi ad un tavolo con l'amministrazione del Comune di Roma al fine di verificare quali possano essere le possibili soluzioni rispetto a quella preoccupazione che i cittadini hanno manifestato e che noi abbiamo fatto propria con la proposta di risoluzione, avendo audito il 25 maggio in commissione il presidente ed alcuni referenti del comitato di quartiere di Morena. Che cosa abbiamo rilevato? Innanzitutto che il consorzio ha richiesto la percorribilità delle sedi stradali e ha richiesto di impedire la sosta delle automobili a ridosso delle recinzioni esistenti per consentire il passaggio degli automezzi pesanti delle proprie imprese costruttrici. Abbiamo lamentato e raccolto le indicazioni dei cittadini, un disallineamento con il dimensionamento degli assi viari che attengono a Morena Sud. Per chi lo sa, credo che abbiamo fatto anche diverse riunioni, gli assi stradali non sono oggettivamente in grado di sostenere l'attraversamento di automezzi a pieno carico che vanno verso il cantiere, ma cosa più indicativa è che è prevedibile che per garantire poi i veicoli del nuovo piano di zona, quindi proprio dei residenti, il traffico veicolare che attraverserà via Pazzano, via Portigliora e a cascata via Stazione De Ciampino non possa che peggiorare ulteriormente una situazione già critica ora.
Che cosa chiediamo con la nostra risoluzione? Anzitutto, in adesione a quanto stabilito nella riunione dell'11 maggio con il Comune di Ciampino, quindi sulla scorta della disponibilità del Sindaco, che ha chiesto che il Municipio si esprima su queste sue criticità e quindi è disponibile a valutarle insieme, la costituzione di un tavolo interistituzionale a livello capitolino che veda la presenza ovviamente del Comune di Ciampino e gli enti sovraordinati che sono deputati alla trattazione della materia urbanistica. Su questo devo dire che gli strumenti urbanistici di primo livello, ovvero quelli sovracomunali, prevedrebbero che il piano territoriale regionale generale disciplinasse l'intera materia. Purtroppo questo piano non è stato ancora approvato, mentre nel 2010 è stato approvato quello immediatamente successivo, che è il piano territoriale provinciale generale. Da qui discende che le autorizzazioni e tutto quanto all'istruttoria è stata curata o dovrebbe essere stata curata a livello provinciale. In sintesi, che cosa doveva succedere? Che noi lamentiamo non è successo. Che una volta che è stato adottato lo strumento urbanistico e quindi che il Comune di Ciampino, nella sua autonomia, perché è un comune autonomo rispetto al Comune di Roma, dopo la pubblicazione, lo strumento urbanistico venga trasmesso alla Regione Lazio affinché con una riunione di copianificazione, questo è il termine urbanistico corretto, metta insieme tutti quanti i pezzi e si esamini lo strumento per ciò che attiene gli effetti dei vari attori chiamati in causa. Questo, vedete bene, badate bene, è successo in occasione dell'approvazione del piano particolarizzato 36 Centroni, allorquando il Comune di Ciampino ha avanzato le sue osservazioni, perché è stato chiamato dall'amministrazione comunale a sedere a questo tavolo, e quindi ha avanzato le sue perplessità, le sue osservazioni, che poi sono state recepite con la delibera del Consiglio Comunale nel lontano 2001. Nel periodo recente questo tipo di attività di copianificazione non risulta, almeno agli atti del Municipio non risultano, agli atti del Dipartimento nemmeno, non risulta una riunione, una conferenza di servizi o di copianificazione, come adesso detto, in base alla quale l'amministrazione comunale, io non voglio, considerando i nostri poteri limitati, non voglio essere immodesto e dire che magari anche il Municipio doveva partecipare, ma insomma nemmeno l'amministrazione comunale ha dato il proprio parere sullo sviluppo di questo strumento urbanistico. Per cui ci viene detto: ma siete contrari alla 167? Noi non siamo contrari a uno strumento urbanistico in 167 che è edilizia agevolata, ci mancherebbe altro, voglio dire, è uno strumento utile per le giovani coppie e quindi per nuovi insediamenti. Siamo preoccupati perché lo studio, quindi il progetto del piano di zona, si interconnette a questo punto in maniera unilaterale, quindi per decisione del solo Comune di Ciampino, con le strade di Morena, andando inevitabilmente ad appesantire quello che sarà il carico veicolare, considerato che via Fratelli Bright, che è l'unica strada che lambisce il piano di zona, non è sufficiente al transito né dei mezzi pesanti né dei mezzi del trasporto pubblico, per cui inevitabilmente via Pazzano e via Portigliola saranno lo naturale sfogatoio del piano di zona. Ma questo potrebbe già, voglio dire, essere una considerazione. C'è da aggiungere che vicino alla sottozona C5 sono in previsione due lottizzazioni che non c'entrano nulla col piano di zona 167, che sono la sottozona C6, casualmente chiamata anch'essa Morosina, e la sottozona C20, che sono lottizzazioni che il Comune di Ciampino ha deciso di effettuare nell'ambito dell'adozione del proprio piano regolatore generale, e che non abbiamo ancora contezza se lo sfogatoio di queste due
lottizzazioni siano le stesse del piano di zona, per cui al piano di zona con i famosi 130 o quello che sia appartamenti si potrebbero aggiungere ulteriori carichi che noi adesso non riusciamo a preventivare. Allora, il testo della risoluzione anzitutto non fa riferimento a ciò che è successo nel passato, perché ci è sembrato come commissione non proficuo, insomma, ripercorrere tappe, se vogliamo essere ingloriose, della nostra attività politica che ci ha preceduto nella scorsa consigliatura, ma limitarci all'oggi, ponendo seriamente il problema e quindi chiedendo questo tavolo interistituzionale al quale dovrà sedere necessariamente anche la città metropolitana, alla quale il Comune di Ciampino fa parte a seguito dell'introduzione, appunto, a seguito della soppressione delle province che è avvenuta nel 2014. Per cui intanto a livello centrale, quindi a livello capitolino, l'istituzione di questo tavolo, l'apertura del tavolo, per venire insieme, se sarà possibile, a una diversa pianificazione urbanistica, alla sostenibilità delle opere di urbanizzazione, perché più consiglieri nel corso dei lavori hanno fatto presente che se noi vogliamo, come il nostro intendimento, chiedere al Comune di Ciampino che si realizzi il naturale sfogatoio del piano di zona verso la via Nannina nell'ambito del territorio del Comune di Ciampino, ciò sarà possibile solo se il consorzio, se l'amministrazione di Ciampino avrà gli oneri per poter realizzare un'infrastruttura così importante. Signor Poli, c'ho un minuto. Prego. Nell'immediato chiediamo che l'amministrazione capitolina, d'intesa con l'amministrazione di Ciampino, adotti quegli accorgimenti tali, anzitutto per evitare in prima istanza l'attraversamento dei mezzi pesanti su via Passano e via Portigliola, perché, come ho detto prima, inadeguate dal punto di vista della conformazione, quindi per come sono state realizzate, quindi non studiate per l'attraversamento di mezzi pesanti. In subordine che il consorzio o il Comune di Ciampino si faccia garante, se proprio deve passare per via Pazzango, perché è diventata una cosa assoluta, che fornisca delle garanzie affinché le strade, che saranno sicuramente ammalorate, vengano rimesse in condizioni per essere attraversate dai nostri residenti. Interrompo qui per il momento l'esposizione, perché poi c'è l'emendamento che illustrerò tra breve. Grazie. Grazie a lei. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ci sono richieste di interventi? Consigliere Giuliano, prego. Allora, caro Presidente, grazie, Vicepresidente, Assessori. Ci troviamo ad affrontare in un periodo ovviamente ormai abbastanza complicato questo problema che ci torna indietro dal comune limitrofo, diciamo nostro amico, così per dire, no? Che ci pone la questione di dover intervenire su quello che sarà il carico urbanistico e di viabilità e mobilità che toccherà il quadrante di Morena. E come tutte le cose, non a caso, come prima parlavamo di un discorso di emergenza, anche adesso ci troviamo a dover capire, tramite una segnalazione ovviamente del quartiere, del quadrante, di chi abita quelle parti, ci ha segnalato alla Commissione, come diceva il Presidente, questo problema, che è un problema ovviamente fattivo, un problema importante, senza sapere quello che succederà o che deve succedere. E quindi, come al solito, bisogna fare tutte le cose di corsa. Quindi ci siamo attivati come Commissione per cercare di capire quale potesse essere il quadro generale. Siamo stati comunque invitati, abbiamo fatto quindi questa commissione, come si diceva, congiunta con il Comune di Ciampino, proprio per entrare nel merito
e per far sì che comunque le date esposte dal Presidente della Commissione sono date importanti, sono date che danno il quadro dell'attuale situazione. Perché si è arrivati a questo punto? Perché ci sono stati dei momenti, dei tempi in cui è successo qualcosa di non previsto. Che voglio dire? Che nel momento in cui il famoso commissioni del 2012 che non hanno prodotto un risultato, eppure questo non è stato preso in considerazione, c'è chi poi successivamente ha scritto, avendo un ruolo, ha scritto dicendo che questo piano andava bene per quanto ci riguardava. Ora non è che c'è de peggio nell'amministrazione centrale, le problematiche di oggi c'è di peggio, però questo meccanismo di aver di essersi portati avanti con il lavoro, quindi di aver fatto questa comunicazione all'amministrazione di Ciampino e al Comune di Roma, probabilmente, visto che lì non è, c'è solo questa 167 ovviamente di Morosina, ma c'è il print di Morena, c'è il print di Ciampino X2, cioè c'è roba lì che dà da sconvolgere il mondo, insomma, no? C'è un concentrato di cubatura e di oneri che fa paura, non ce n'è uguale in altre zone di Roma. Però il discorso di dire ci siamo portati avanti con il lavoro, abbiamo dato questo assenso quando la commissione e l'aula aveva comunque respinto, come ha detto il Presidente, anche sotto minacce, aveva comunque respinto, aveva avuto il coraggio di dire di no, è successo che questa cosa è andata avanti. Ora dicevo, non è il male di tutti i mali, però questo che cosa ha comportato? Ha comportato che Ciampino, ovviamente, che in modo molto, devo dire, abbiamo fatto una commissione e la maggior parte dei colleghi sono stati molto disponibili, tranne qualcuno che ha pensato di dire che noi volevamo comunque andare a casa loro a dettare le regole, però questo ha comportato che adesso dobbiamo capire che cosa passa su quel quadrante, sulla via Morosina, sul quadrante di via Morosina, su via Pazzano, su via Portigliola, su via Fratelli Wright, cioè quale sarà il progetto di opere di urbanizzazione che questo consorzio ha previsto e ha quantificato in 1.000.000, mi sembra, e 800.000 euro. Il trucco sta tutto lì. Perché? Perché anche se non c'è stata, molto intelligentemente il Presidente della Commissione l'ha sottolineato, perché questo è un passaggio specifico, non c'è stata una riunione di copianificazione, che sarebbe una riunione quadro fra il Comune di Ciampino e la Regione Lazio, dove tu metti il tuo piano regolatore a confronto di quello regionale e quindi anche di Roma. Siccome non c'è stata, è normale che poi ci sono delle discrasie, cioè all'interno di quei pezzi c'è qualcosa che non quadra. Poi dobbiamo anche tener conto del fatto che il progetto dell'opera di urbanizzazione io non l'ho visto, mi sembra che non ce l'hanno dato, l'abbiamo richiesto, e non sappiamo quello che saranno gli interventi, perché noi potremmo dire non ti do il passo carabile e avremmo risolto tutti i problemi. Aspetti, no, sì, è mica facile, scusate, per favore, non è facile, per favore. Noi potremmo dire non diamo il passo carabile, ma dove lo possiamo fare che non dare il passo carabile? Perché il passo carabile è uno strumento che viene, diciamo, nella concessione viene data dietro dei criteri, dei requisiti. Se i requisiti ci sono, tu non puoi non dare il passo carabile. Allora come ci possiamo difendere rispetto a un piano di zona? Non caschiamo nel fatto di dire potevamo fare la cosa più semplice del passo carabile, perché quello è un elemento che oggi sembra importante, ma non è risolutivo. Quello che dobbiamo dire invece, vogliamo sapere, dobbiamo sapere che cosa viene fatto con gli oneri
che vengono pagati, qual è il progetto delle opere di urbanizzazione, perché se noi ci rendiamo conto che un intervento previsto non è sufficiente a dover comunque armonizzare il carico urbanistico e antropico, come diceva l'assessore, 300 persone per me sono 450, lo ridico perché i calcoli sono calcoli, però dice 300 persone, sono 450. Quindi come si fa a armonizzare questo se tu hai una viabilità che sia sostenibile e che possa comunque dare una risposta e che non deve usufruire della parte riferita solo a Morena, perché Ciampino fa le case e te scarica su Morena tutto il problema. Allora, questo è importante, ma ancora oggi non l'abbiamo vista sta roba, perché se noi vogliamo dare il nostro contributo lo potremmo dare dicendo: mi fai la strada che sbuca sulla Ragnina, ok? Così almeno ci sono delle alternative. Non lo possiamo dire perché non conosciamo il progetto, e Ciampino mi sembra che evita di farcelo conoscere. Poi, Presidente di Commissione, lei se sa qualche altra notizia, ma sembra di no, perché se no l'avrebbe detta in commissione. Per cui questo è il nostro problema, e ovviamente quella strada che adesso, dove c'è il passo verabile, non è una strada che può garantire l'attraversamento di mezzi pesanti da cantiere o betoniere, che comunque possono produrre dei danni. È vero pure però che ti dicono: io la strada poi la rifaccio, e noi rimaniamo comunque sempre col cecio a mano. Non è quello che dobbiamo ottenere. Oltre al rifacimento di quella strada, dobbiamo ottenere una viabilità che sia sostenibile, non il rifacimento della strada che loro utilizzeranno per il cantiere. Dobbiamo ottenere una viabilità. Il problema è che fare questo, e io già so la fine, poi avremo modo di confrontarci, significa aumentare... Sì, Giuliano, c'ha un minuto, eh? Grazie. Io già so la fine, perché fare questo, suggerire qualche intervento, diciamo, di progettazione strade, di intervento strade, significa aumentare gli oneri, e questi gli oneri, i soldi non ci saranno. Quindi il problema è che 2, 3, 400 mila euro per adeguare questa cosa sarà difficile trovarle, ed è normale che questo lo può fare la politica. La politica di questo municipio, insieme a quello di Ciampino, al sindaco di Ciampino e all'assessore, si deve mettere al tavolo, ma a pensare seriamente di dire al consorzio: abbiamo un'esigenza, abbiamo una necessità che non possiamo sottovalutare, perché dopo, se no, il carico, va bene, viene sbilanciato sul settimo municipio e non sul comune di Ciampino, e questo non va bene. Non vogliamo non far costruire case che sono un'edilizia agevolata, economica e popolare, perché comunque daranno delle risposte a delle famiglie, ma questo non deve andare a discapito di chi comunque in quel quadrante ci vive, e non deve andare a vantaggio, chiudo, e non deve andare a vantaggio di chi ne fa un guadagno, perché lì, come si dice in romano, articolo quinto, chi c'è esordi ha vinto, cioè lì chi ha le proprietà vorrebbe avere il vantaggio, e non è sempre così. Si deve mettere anche a disposizione del territorio. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, come dissi nell'incontro che abbiamo fatto nel comune di Ciampino, è che purtroppo, soprattutto nel settore urbanistico, continuiamo a fare degli errori enormi, perché queste cose sono cose che andrebbero viste, soprattutto la viabilità, quando c'è la possibilità di costruire delle case, andrebbero viste in maniera preventiva, perché dopo è troppo tardi. Quindi se alla fine non escono fuori dei soldi per poter fare le strade, la palazzina rimane, e questa è la cosa che più mi preoccupa su quel quadrante. Io ho visto che i cittadini erano, forse pensavano che con il fatto di non concedere il passo carrabile si potesse un attimino prendere tempo. Parlando con gli uffici abbiamo scoperto, anche con l'assessore Morgia, che questa cosa non è possibile, perché se gli uffici ritengono che quel settore ha dei requisiti, il passo carrabile purtroppo bisogna darglielo. Noi adesso sulla risoluzione, questo guardi, poi ognuno pagherà le responsabilità di quello che ha fatto. Noi, gli uffici ci hanno detto che è lecito, e quindi hanno preso una responsabilità. Ci sono anche degli esposti, quindi
poi si vedrà quello che succederà. La cosa che più ci preoccupa è quello che riusciamo a poter fare adesso, visto che nella passata consigliatura non è stato possibile, cerchiamo di ricorrere ai ripari. Quindi noi con questo atto chiediamo appunto di riuscire almeno ad interfacciarsi col Comune di Ciampino, di fargli capire che lì c'è un problema serio, perché io anche nella commissione a Ciampino ho detto che è bastato attivare il semaforo di via Lucrezia Romana per far sì che la mattina Morena rimane bloccata di nuovo. Quindi questo è diciamo trovare un collegamento tra noi comuni che siamo adiacenti, quindi trovare delle soluzioni insieme, e quindi mi voglio augurare che questo succeda, perché altrimenti se questo non avviene nel nostro territorio saranno veramente guai seri. Grazie consigliera Lenci. Consigliera Lozzi, prego. Purtroppo ci troviamo sempre a chiudere le stalle quando i buoi sono scappati, perché purtroppo ci troviamo sempre a dover parare i colpi di danni venuti da consigliature precedenti, e guarda caso sempre dagli stessi nomi e in particolare dagli stessi assessori che emergono in tutte le problematiche urbanistiche di questo territorio. Ma il problema più grande è che questo è un progetto che viene approvato a livello regionale, una regione che dovrebbe avere una visione molto più organica del territorio e non a compartimenti stagni legati ad un singolo comune. Una regione che nel momento in cui va a approvare un piano di zona 167 nel comune di Ciampino, ma che è strettamente integrato nel territorio del settimo municipio, in particolare nel quartiere di Morena, avrebbe dovuto avere una visione d'insieme e capire che incrementare il numero di persone che vivono in quel territorio e che quindi andranno anche ad utilizzare le strade che lì già sono estremamente congestionate, andavano ad aggravare una situazione non solo per i cittadini di Morena, ma anche quei cittadini che andranno ad acquistare quelle case e che quindi saranno cittadini di Ciampino, si troveranno nella stessa situazione di disagio che viveranno i cittadini di Morena, perché non c'è distinzione tra Morena e Ciampino. Gli abitanti che pagano le tasse hanno tutti il diritto, al di là di dove abitano, di poter fruire di servizi di mobilità che siano funzionali. Ma purtroppo quando poi un comune va e analizza in piena autonomia il progetto urbanistico, che sia mai che si interfacci con Roma, perché Roma mai si interfaccia anche con i comuni limitrofi, perché ognuno si guarda il proprio territorio, perché dove c'è urbanistica c'è anche la speculazione, e quindi meno ci si confronta con i territori limitrofi e più è facile accaparrare dove c'è da accaparrare. Ma poi ci troviamo di fronte ad una situazione dove intanto i danni grandi verranno proprio apportati dal transito dei mezzi pesanti in quella via, ma finito quel problema e quel dramma, nel momento in cui quelle case saranno abitate ci troveremo a collassare da un punto di vista di mobilità, perché non ci sono progetti alternativi. Si parla di probabili strade che non si sa con quali soldi fare, perché sono fermi i progetti da anni, e noi creiamo un progetto urbanistico sulla previsione della realizzazione di una strada che è ferma là da 15 anni e che comunque andrebbe a agevolare la costruzione di altre case ad opera di un costruttore di zona e che quindi porterebbe ancora gente oltre quella. In un piano urbanistico 167 dove tu prevedi la costruzione di case, non prevedi strade che vadano a snellire la viabilità nel territorio proprio di Ciampino. Cioè Ciampino pensa solo a costruire case. E Roma, che è stata interpellata da Ciampino, perché non è vero che non è stata interpellata, che fa? Fa delle commissioni molto leggere, nessuno si esprime da un punto di vista di consiglio, che è l'unico punto di vista valido per esprimere il parere di un municipio, e vengono espressi dei pareri informali all'interno degli assessorati e da qualche presidente di commissione, e i cittadini ne pagano sempre le conseguenze. E ad oggi una soluzione facile non c'è. Noi ci troveremo a chiedere tante cose che probabilmente non saranno mai realizzate, e quindi la costruiranno, e il discorso che le strade sono private, non si possono dare i permessi, una strada privata che non deve sottostare al regolamento del codice della strada è solo la strada chiusa, è solo una strada che mette il palo e non fa entrare nessuno, e quindi a quel punto il cittadino si autoregolamenta. Ma se una strada rimane aperta e quindi
è ad utilizzo pubblico sottostà alle leggi vigenti per le strade pubbliche. E quindi hanno dato il passo carrabile lì per questo motivo. Non solo, quella strada è in carico per la manutenzione al municipio. A maggior ragione il municipio ha dato questo. E questi meccanismi perversi sono stati, guarda caso, probabilmente messi in atto proprio per in previsione di un passaggio dei mezzi pesanti. Perché come si sa, a livello politico non si sa mai niente, ma poi sotto sotto i meccanismi si muovono, si girano e le situazioni vanno sempre a favore dei soliti, di chi ci guadagna, e i cittadini ci rimettono. Noi voteremo favorevole a questa risoluzione, ma probabilmente non sarà risolutiva, nonostante sia una risoluzione, per la problematica. Grazie. Grazie a lei. Allora, io non ho nessun'altra richiesta. Consigliere Cofano. Grazie Presidente, anche io come commissario della Commissione Urbanistica ho partecipato anche alla seduta congiunta svolta nel Comune di Ciampino per affrontare il tema sia dal punto di vista urbanistico che anche il tema del compartimento viario rispetto al piano di zona Morosina, e da lì comunque sono emersi alcuni elementi a mio avviso di leggerezza su quello che era in realtà l'impatto del piano di zona sul comparto viario non afferente al comune di Ciampino bensì al nostro territorio. Allora, il piano di zona prevede l'allargamento di via dei Fratelli Wright e su questo ok, però non c'è comunque nessuna interconnessione viaria con la via Nagnina ad oggi, e questo chiaramente diventa oggettivamente un problema per la mobilità e la viabilità del nostro quadrante. Oltretutto su un territorio, quello di Morena, che risulta ad oggi già piuttosto compromesso da tutta una serie di fattori che comunque ad oggi hanno caratterizzato l'assetto viario del quadrante sud e in particolare Morena. Oltretutto c'è anche un dato, qualche numero, anche approssimativo, ma per fare un po' un quadro e dare l'idea di quello che poi sarà il piano di zona, elemento anch'esso preso ed affrontato secondo me in modo un po' superficiale dalla commissione congiunta che abbiamo svolto diverse settimane fa a Ciampino. Si tratta della costruzione comunque in 167, ok, di 130 appartamenti. Per i nuovi standard si parla comunque all'incirca di 3 persone in media per ogni appartamento, in alcuni casi 4, in alcuni casi 2, però in linea di massima circa 3 persone, per cui più o meno sulle 300 persone abbondanti. Il piano generale del traffico urbano indica che comunque su 1000 abitanti ci sono circa 900 veicoli a Roma, il che a maggior ragione porterà ad un numero enorme di veicoli che si innesteranno sul nostro quadrante, e questo numero di veicoli in qualche modo va governato, va gestito, va reso comunque sostenibile rispetto a quello che è l'assetto viario di Morena, perché altrimenti rischiamo effettivamente che se non si crea uno sfogatoio, Morena subirà l'ennesima aggressione in termini di viabilità e diventa realmente seriamente ingestibile. Per quello penso che l'obiettivo, anche se siamo agli sgoccioli, il piano di zona comunque è partito, la cantierizzazione è in atto, però comunque chiediamo una pianificazione urbanistica che sia il più gestibile e il più sostenibile possibile, nonostante alcuni tratti superficiali con cui appunto si è svolta quella commissione, alcuni elementi che secondo me il Comune di Ciampino non ha valutato attentamente. Auspico seriamente che ci siano ancora i margini per intervenire e per placare una situazione che altrimenti diventerà davvero ingovernabile. L'obiettivo dell'atto è questo qui, noi siamo pienamente schierati con quest'atto e riterremo doveroso anche seguire tutti gli atti conseguenziali in merito. Per questo noi voteremo favorevolmente all'atto, grazie. Grazie consigliere Cofano, ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente.
consiglieri, io volevo proporre e sensibilizzare l'Aula rispetto a questa risoluzione che noi andiamo ad approvare, di sollecitare il problema di Morena. È un problema grave, però come tante volte ho sollecitato, l'applicazione e l'attuazione del PRG potrebbe determinare di fatto la soluzione di tutte le problematiche connesse. Se noi guardiamo con attenzione il quadrante, ci accorgiamo come la variante e la tangenziale di Gregna, Posa e alcune strade di PRG risolvono il problema. Senza di quello è umanamente impossibile risolvere le problematiche connesse. Ora noi potremmo fare qualsiasi tavolo e lo faremo naturalmente con la spinta propulsiva di determinare alcune soluzioni, però io per quello che ho analizzato sia in commissione sia ho partecipato alla commissione che si è fatta in altro comune, devo dire che il comune di Ciampino è un comune che elabora un piano, un'edilizia economica popolare 167 del 62 su un territorio proprio dove, confinando con il nostro territorio, aggraverà sicuramente un peso urbanistico rispetto all'edificato. Però la procedura, diciamo, è corretta rispetto all'urbanistica e a quello che sta facendo, a parte i sovrappareri che devono giungere, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, i pareri della sovrintendenza e i pareri regionali, d'accordo. Però una volta arrivati quei pareri, i ritrovamenti archeologici, tutto quello che dovrà fare, segua un iter su cui noi poco possiamo fare. Noi dovremmo pensare in casa nostra ad attuare quelle strade di piano che sono fondamentali per lo sviluppo della città. Una, scusate, consigliere Giuliano. Ora, su tre comparti, su tre piani di zona che sono aggregati l'un con l'altro, di edilizia ed edificazione sulla della 167, che è obbligatoria. Per un comune, se ha identificato delle aree di carattere, come dire, di edilizia economico popolare, è obbligatorio redigere l'edificazione. Quindi non è che il comune, noi possiamo metterci contro il comune di Ciampino perché ha fatto una pre-assegnazione sia alle cooperative sia ai privati che dovranno costruire. Quindi questo è un passaggio, quindi noi accettiamo questo tavolo di confronto, però noi dobbiamo spingere in primis sul fatto che ai privati le strade di cui noi parliamo e sono via Scido, via Montepaone, via Decollatura, via Portigliola, via, non so se via Pazzano, ma erano tutte strade di privati. Sono tutte strade di privati che naturalmente il comune l'ha acquisiti per una viabilità interna. Io non so se mi sbaglio, da quello che ho capito, è come quando si lottizzava, ma il terreno su cui facevano la strada i due che costruivano, la strada diventa col tempo pubblica. Quindi a fronte di questo, in quella parte di territorio, ancora una regolarizzazione piena da parte del nostro comune, dei nostri uffici, non è avvenuta. Quindi adesso il problema si pone perché nel piano si fa finta di andare su in una strada di poco peso per Morena, su in alto nel gomito, dove sarà difficilissimo accedere, mentre tutto quello che confina col piano di zona andrà a influire come peso urbanistico giustamente sulle strade limitrofe. A questo punto io dico, noi potremmo chiedere l'incontro, fare il tavolo, quindi facciamo bene a approvare questo atto, che però una considerazione che voglio fare all'assessore, che non è qui presente, all'urbanistica, ma c'è l'assessore ai lavori pubblici, non so se abbia competenza in merito, ma la commissione, è quello di lavorare sull'attuazione di quello che è il PRG.
Quindi quando noi facciamo gli atti relativamente ai print, valutiamo quello che c'è nel PRG, facciamo prima quelle opere e quindi per salvare in quel quadrante quello che c'è da salvare. Questo dovrà essere fatto. Mi taccio dicendo che naturalmente il lavoro che è stato avviato sicuramente non so se potrà arrivare a una soluzione, però intanto ci proviamo. Sono 1338 abitanti che si dovranno insediare, non sono pochi. Poi, divisi su tre comparti, insomma, diventa un bel peso urbanistico, però qua l'inversione di tendenza ci deve essere rispetto a quello che stiamo facendo. Il comune deve pensare che edificare ancora è sbagliato, ci sono case sfitte, non rende più, quindi l'inversione di tendenza è, come dire, l'indirizzo, il progetto di questa città, di questo municipio, deve essere quello di tutelare di più chi decide di destinare i propri territori ad altre virtù che non sono quelle più del mattone. Del resto, se in città la rendita catastale aumenta di 4 volte solo a Roma, ma che servono tutte queste case? Allora, quindi, la politica del cemento non è una politica che porterà, come dice qualcuno, su qualche sito occupazione e sviluppo, assolutamente no. Porterà solamente problemi per il comune che dovrà urbanizzare, portare la luce, portare i servizi e così via. Quindi riqualifichiamo quello che c'è e troviamo le strategie giuste per farlo, che sono quelle di abbandonare le politiche di speculare sul suolo e soprattutto far versare a qualcuno dei soldi per edificare con tipologie e regolamenti urbanistici che sono fuori da ogni logica del buon governo e dell'interesse pubblico. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Altri consiglieri? Consigliere Steritano, prego. Sì, grazie presidente, signori consiglieri. No, per portare consiglio Steritano. No, per consigliere Steritano non ho più consiglieri iscritti a parlare, quindi do poi la parola a un cittadino che mi ha chiesto di poter intervenire. Bene? Prego, consigliere Steritano. Grazie, grazie presidente. No, per dire che io qualche settimana fa sono stato a visitare il passo carrabile che dovrebbe essere aperto, sinceramente, e tutte le mattine ci chiamano cittadini di Morena, caro Presidente, che sono arrabbiati con l'AMA. Sono arrabbiati con l'AMA perché ci sono dei cittadini di Morena che vengono da Morena e buttano la Mondezza nel nostro municipio. La Ciampino, scusate. No, vedo l'aula un po' di sale. Scusate, per cortesia. Prego, sia seduta, vada avanti. Io, per me lei è il punto di riferimento. Se si distrae, quindi per me l'unica persona può anche capitare, consigliere. L'unica persona che ci vengo, che mi ascolta, non sono io, è lei. Va bene. L'affetto e il rispetto che ho per il presidente, che è il nostro presidente. Allora, con calma, perché è un argomento che io non conosco, Presidente, perché non faccio parte della commissione urbanistica, non sono andato al sopralluogo, non sapevo del sopralluogo, però se andavo al sopralluogo probabilmente entravo al comune di Ciampino un po' arrabbiato, perché non è possibile che tutte le mattine noi vediamo, anche nel mio quartiere che sto sull'Appia, la mattina c'è gente che passa sull'Appia, si ferma, butta la Mondezza, non che la butta, la lancia, e dico, ma che accidenti è questo? Poi qualche volta che sono, prendo il numero di targa e vado a capire che abita a Ciampino. Allora, detto questo, sono convinto che il presidente della commissione abbia fatto il possibile per questo argomento, perciò non è che posso di arrabbiarmi con lui, però avrei voluto che Ciampino viene qua, perché non è possibile che un comune di 38.000 abitanti tiene scacco. Avrei detto, vuoi costruire, vuoi il passo carrabile, benissimo, mi devi far capire che cosa succede nel nostro territorio, che tutte le mattine verranno 1.500 persone solamente in quel quadrante, 1.500, eccetera eccetera. Perciò immaginate la mattina da via dei 7 metri quanto ci vuole per uscire, ce lo dicono le brave consigliere Lancia e Lenci e io con i nomi
pensate che anni fa confondevo Antipasqua con Cola Santi, che è tutto dire. Detto questo, io questa delibera la voterò per spirito di partito, per spirito di maggioranza, per spirito che, però basta essere circondati da gente che fa i prepotenti, perché avrei potuto vedere il documento, avrei voluto vedere in aula il presidente della commissione di Ciampino, il sindaco di Ciampino, dei documenti che... Perché certe volte se al cittadino che questa mattina è venuto qui a protestare, a dire, eccetera, che è illegittimo, gli si spiega che cosa succede, vanno via contenti. Invece sicuramente questa mattina i cittadini presenti, che ringrazio della loro presenza, vorremmo vedere tutti i giorni qua così si rendono conto di quanto è complicato questo lavoro, avere la possibilità di vederli questi documenti. Non è che Ciampino si ritiene, perché così non si può continuare. Perciò io penso di votarlo questo argomento, però avrei fatto un altro percorso, avrei convocato da autorità l'assessore all'urbanistica al Comune di Roma, il sindaco di Ciampino, e avremmo lavorato insieme per vedere che cosa succede nei prossimi 25 anni, perché guardate che nei prossimi 5 anni, lì, come a Lucrezia Romana, la mattina per prendere via delle capannelle, quelli che abitano via Lucrezia Romana ci mettono un'ora. Da Lappia, quando ci sono i lavori sulla via delle capannelle, ci vuole un'ora e mezza. Io immagino quanti consiglieri che vengono dall'extra la mattina, quanto tempo ci vuole per via Tuscolana, da Centrone in giù. Perciò bisogna riflettere, se questi bravi costruttori, che poi alla fine danno dei lavori a tanti padri di famiglia, che costruiscono delle case per giovani coppie, bisogna investire su quegli appartamenti fatiscenti e ricostruire con più cubatura, non togliere territorio. Io lì ci farei un'area verde, più che 100. Non so quanti metri quadri il consigliere Ciancio è preparato come architetto, però io che sono 18 ettari, un bel parco verde, visto che Ciampino ci manca, e magari la cubatura, la stessa cubatura gliela diamo in un altro territorio, a Ciampino da un'altra parte, ecco. Scusate, grazie. Allora, la discussione è chiusa, c'è il signor sospendo il consiglio per dare la parola per 5 minuti al signor Francesco Rose. Prego. Mi presento, mi chiamo Francesco Rose. Può registrare l'operatore? Può registrare? Sì, sì, può registrare benissimo. Ho 85 anni, mia moglie è proprietaria della casa di via Pazzano 201, ho fatto il magistrato per 30 anni, sono attualmente coordinatore del massimario del Lazio per la Cassazione, sono un collaboratore del Sole 24 Ore, del Fisco Oggi, e in pratica quello che interessa soprattutto a voi è che sono stato nel 1966, ho formato il consorzio di Sierra Morena per tutta quanta le strade che adesso sono occupate di là, e quindi vi dico i fatti come stanno e anche i documenti, perché abbiamo formato legalmente quel consorzio, abbiamo realizzato gli obiettivi del consorzio, acqua, luce, fogne, eccetera. Petroselli praticamente fu la prima borgata ad avere questi servizi di là. Ecco per dire molte volte le differenze di un sindaco quale Petroselli e le borgate. Qua mi sembra, a dir la verità, mi sembra un dibattito kafkiano. Voi siete stati eletti da noi cittadini romani e vi occupate di Ciampino. Ciampino, la colpa è mia se è sorto Ciampino, ma quando ho fatto fare il comune di Ciampino pensavo che fosse il baluardo tra l'espansione della città dal raccordo anulare ai castelli, e invece guardate un pochino dal 1972 quello che è successo. Oramai c'è una continuità tra Roma e i castelli. Perché? Perché il primo sindaco
di Ciampino armati, bravissimo amministratore, cadde sul piano regolatore, che era un piano regolatore che salvava tutto. E il siciliano ci andò, poi ci andarono i calabresi, ecco qual è. Voi volete sapere quello che sta facendo il sindaco? È stata fatta nel 2014 la più grande scoperta archeologica che è stata valorizzata a livello internazionale, la villa di Messalla con praticamente le statue Nipa. C'è stato gli articoli di Rizzo sul Corriere della Sera e altro, voleva costruire anche su quella villa il comune di Ciampino. Questa è la cosa, e c'è stato il movimento Bene Comune che ha fatto altar, ha ricevuto praticamente che non bisognava costruire là. Questo comune sta praticamente devastando il territorio. Ho detto a questo consigliere quello che stanno facendo quelli dei Beni Comuni. Voi parlate di 167, le sette praticamente di 167, due sono fallite e una praticamente è ferma. Quelle altre falliranno lo stesso. Cantone di già è stato interessato perché buona parte di quelli che devono andare a occupare quel territorio non hanno la qualifica praticamente che è prevista per la 167. Questo per dire, agiscono nella legalità assoluta questi praticamente di là. Ho mostrato anche, guardate, questo era quello che avevano messo a via Scito, il cartello. Beh, si parla di appartamenti rifinitissimi. Con la 167, che cosa c'hanno da fare? Cantone è interessato e quindi adesso anche il comune di Ciampino dovrà, se la dovrà vedere. Guardate, io ho cercato di tutto di fare, prima di avviare l'esposto alla Procura della Repubblica, prima di avviare il discorso col dottor Sabella, interverranno, ma non appena la polizia giudiziaria della Procura snebbiata arriveranno di là, i nostri diritti saranno salvaguardati. Se non li salvaguardate voi, che vi abbiamo letto noi, che volete con Ciampino, il tavolo con Ciampino, con un comune che è chiacchierato al 100%? Si vedessero loro, ci hanno praticamente nel piano regolatore il fatto di una strada che da via Morosina deve andare alla Nagnina. È quella la strada loro, non la nostra. Guardate, noi sia via Bazzano, sia via Portigliola allora nel 66 ci mise il muro lì e non possono passare. Io di diritto me ne intendo, c'era praticamente una rete metallica, quello segnava il confine. Nessuno dal 1966 è passato da Ciampino a Roma e viceversa. Per andare alla Vigna si seguiva un'altra strada. Queste sono le cose. Voi volete favorire questi. Per passare avevano chiesto praticamente il passaggio su via Riace e avevano offerto al proprietario praticamente di quello lì una villa di 160 metri quadrati con 500 metri quadrati di Ciampino. Il proprietario ha detto che voleva 1,5 milioni di euro e questo l'ha detto il generale quando è venuto, c'era forse qualcuno degli assessori o consiglieri della comunale. E quindi hanno cercato la via più semplice, cioè a venire sulle strade praticamente nostre. A via Portigliola non possono perché c'è un muro alto e hanno fatto la via più semplice, andando di là a via praticamente Bazzano. Ma come si fa a dire, c'è un funzionario, l'ingegnere, come si chiama? L'ingegnere Latina, che nella verbale richiamato dal signore e che praticamente non ha praticamente visto questo ingegnere Latina nella riunione della commissione del 23 febbraio 2012 diceva, conferma quanto affermato dalla consigliere Cocciol, che c'è stata sempre vicino a noi la professoressa e conosce benissimo praticamente i problemi nostri, informa di aver già rappresentato la possibilità di un eventuale contenzioso che potrebbe sorgere in tema di viabilità a Morena, zona dove quasi tutte le strade sono private. E sono private. Trovate praticamente uno strumento tra di voi, un documento che dice il contrario? Non lo troverete, perché quando a Vetere ho chiesto che, quando al sindaco Vetere ho chiesto che ho chiesto, per cortesia quando per a cortesia Vetere, quando al sindaco signor Rosi, il tempo è finito però
Lei da bravo magistrato, no, sai che rispetto al regolamento. Guardate, io sono praticamente di quello, perché guardate, io ho inviato gli esposti alla procura e a parecchi consiglieri voi, e sanno che prima di averli inviati chiedevo praticamente che loro potessero quella delibera di questo funzionario che 2-3 anni prima diceva che erano privata e invece ha fatto la concessione numero 32. Ma questo non vi può anche non interessare, però in quella concessione, e l'ho chiesto a tutti, all'ultimo capoverso, è che quella concessione poteva essere immediata, anche di urgenza, se c'erano interessi generali da salvaguardare. Ma non è un interesse generale il fatto se 1630 persone vengono di là, se degli automezzi attraversano praticamente quelle vie e praticamente di già per impiegare, per venire qua ci abbiamo impiegato più di tre quarti d'ora. Qua non sono interessi generali questi da salvaguardare. Voi dovete, a mio parere, tanto guardi, se no, mi dispiace di dire questa parola, ma vi abbiamo eletto noi, ma che vi frega di Ciampino? Quale tavolo praticamente dovete avere in comune con Ciampino? Ciampino è un comune chiacchierato che sta praticamente distruggendo il proprio territorio, lo sta distruggendo. Grazie signor Rosa. Scusate. Prego. Scusate ma. Grazie. Allora riapriamo il consiglio. Ha chiesto di intervenire l'assessore. Prego assessore Morgi. No, finita la discussione. Signor Presidente, consiglieri, solo due parole perché sono, come dire, favorevolmente, diciamo, impressionato dal livello del dibattito del Consiglio che si è tenuto al merito delle questioni, inquadrando le problematiche nella giusta direzione. Anche l'intervento molto appassionato e sicuramente, come dire, pertinente del cittadino, riconduce questo problema che abbiamo alla pianificazione urbanistica mancata. Io non so se il giudizio da dare e quale sia il giudizio da dare sul comune di Ciampino. Dico per precisione però che mi pare di leggere nel deliberato, nel risolve del documento preparato dalla Commissione alla valutazione dell'Aula, che noi non vogliamo aprire un tavolo col Comune di Ciampino, noi chiediamo alle nostre, anche perché non lo possiamo fare, no? Noi vogliamo attraverso l'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma, alla città metropolitana, di trovare tutte quelle possibili soluzioni e condizionamenti che possiamo mettere in campo per evidenziare quello che tutti quanti voi avete evidenziato. Intanto l'incertezza della trasformazione urbanistica del Comune Ciampino, che è un elemento molto importante, qui qualcuno di voi tra i consiglieri ha rappresentato quello che si vociferava, anche perché non abbiamo nessun documento agli atti del municipio, che oltre alla 167 ci sono altre due lottizzazioni, pare il consigliere Ciancio, così come il presidente della commissione, consigliere Giuliano, cioè la preoccupazione di cosa diviene al di là e al confine del Comune di Roma a noi non ci può far star tranquilli. Io, visto, diciamo, la discussione che in questo momento il Consiglio sta facendo, e diciamo, volevo proporre all'Aula un ragionamento pure spedito, mi pare il consigliere Ciancio lo rappresentava, l'esigenza di fare il nostro da questa parte. Beh, l'esigenza di fare il nostro da questa parte vuol dire riattivare quelle procedure rispetto ai programmi integrati che vedono il print di Morena fermo. Questo potrebbe essere, col concorso di cittadini aperto a tutti, un ragionamento che tutti quanti noi possiamo prenderci un impegno con i cittadini per poter sviluppare nelle prossime settimane, magari prendendoci, magari anche se siamo d'accordo, se riusciamo a fare questo lavoro al ritmo serrato, prima della chiusura della pausa estiva, un atto d'avvio del programma dei print. Perché dico questo? Perché noi abbiamo due problemi.
uno, quello di migliorare la già attuale situazione critica della viabilità all'interno dei lotti di Morena Sud e non solo. E questo può avvenire solamente attraverso lo sviluppo della viabilità che la programmazione, la pianificazione dei print ci può permettere attraverso le cose. E l'altro, contrastare la non pianificazione che avviene al di là del comune di Roma, al di là della ferrovia, nel comune di Ciampino. Per me, lo dico qua, ma con chiunque di voi ho parlato, anche i cittadini, la soluzione di viabilità che possa permettere al conurbato Morena Ciampino di avere una viabilità sostenibile è quella che diceva prima il cittadino, cioè via Morosina, via Ischia devono arrivare a via Nagnina nel comune di Ciampino. Non ci può essere un'altra soluzione per poter sviluppare da un punto di vista della viabilità una viabilità sostenibile, non certo risolutiva dei problemi che abbiamo nella periferia romana, perché le lottizzazioni, ancorché seguitate, ancorché diciamo perimetrate, con tutto lo sviluppo che c'è stato della edilizia spontanea nei decenni passati, non potranno mai essere una viabilità pianificata. Ma dobbiamo, e questo è l'impegno che io sono a disposizione con tutti quanti voi, dobbiamo mettere in campo è quella di lavorare affinché questa pianificazione, almeno nella fase di impostazione politica, debba essere avviata al più presto. Grazie. Allora, adesso passiamo agli emendamenti, ripeto, ce l'avete tutti quanti la copia, sono due emendamenti aggiuntivi, che uno riguarda le premesse e l'altro riguarda la parte risolutiva. Facciamo un'unica presentazione, un'unica discussione e poi li votiamo separati. Prego, consigliere Colli. Grazie Presidente. Anzitutto, in riferimento alla discussione che abbiamo fin qui celebrato, volevo dare assicurazione al signor Dottor Rose e ai cittadini presenti che l'atto che ci accingiamo adesso a votare dà come condizione imprescindibile la realizzazione del nuovo collegamento del piano di zona all'interno del comune di Ciampino, oltre a quelle azioni di garanzia che abbiamo richiesto per le vie che attualmente sono destinate al transito dei veicoli pesanti. L'emendamento nasce da un'ulteriore valutazione che la Commissione ha fatto, ma che non ha potuto formalizzare perché non ci sono stati i tempi, e attiene proprio a una richiesta ancora più rigida nei confronti dell'amministrazione capitolina allorquando si istituirà questo tavolo, dove prevediamo, quindi l'emendamento va in questo senso, quindi inserirlo nella parte delle premesse per poi esplicitarlo nel risolve del Consiglio. Prego. Cioè, due emendamenti, ma sono simili, nel senso che diciamo il merito diciamo, è uguale, uno per una parte sta nelle premesse e una parte nella parte risolutiva, però diciamo la sostanza degli emendamenti, il merito è identico. La ringrazio Presidente, proprio questo che volevo dire, nel senso che l'emendamento è suddiviso in due parti perché il corpo della risoluzione prevede una parte di premessa e la parte risolutiva, che è quella più importante, che tiene conto anche del dibattito che si è svolto in questa sede, che ci ha lanciato il campanello d'allarme sulle ulteriori trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio contiguo a Morena Sud Lotti, per cui stiamo parlando dello stesso triangolo interessato a queste trasformazioni urbanistiche. Che l'emendamento che cosa è tendente a dire? Sempre nell'ambito di questo tavolo che auspichiamo l'amministrazione centrale porti con il giusto peso rispetto all'autonomia con la quale il Comune di Ciampino ha portato avanti questa vicenda, e che il municipio, il Consiglio del Municipio, se intenderà approvare questo emendamento, valuta non automatico il mantenimento dell'interconnessione viaria del piano di zona determinata unilateralmente dal Comune di Ciampino. Questo che cosa vuol dire? Che al di là del passo carabile che è stato concesso, e poi darò una notizia ai cittadini che sono qui intervenuti,
Il consiglio del municipio pone sul tavolo dell'assessore Caudo, del sindaco e del tavolo interistituzionale che dovrà essere aperto con la città metropolitana, entro la quale il comune di Ciampino fa parte e quindi non può sottrarsi a questa discussione. Il consiglio ribadisce che quel passo carrabile che adesso si sta usando per l'attività di cantiere, non automaticamente il consiglio è disponibile a darlo come interconnessione viaria, quindi a dimostrazione della massima tutela che vogliamo per il territorio di Morena Sud. Ultima citazione, il cittadino faceva riferimento alla revoca dell'autorizzazione del passo carrabile. Notizia che ho assunto direttamente dall'interessato, il funzionario a posizione organizzativa è stato raggiunto da un avviso di elezione di domicilio, questo che significa che il consorzio di Ciampino ha denunciato il nostro funzionario per il ritardo con il quale ha rilasciato il passo carrabile, quindi voglio dire il contrario di quello che andiamo a sostenere, comprendo le motivazioni per le quali vengono dette, però è stato esplicato bene negli interventi che sono stati fatti dai consiglieri che prima mi hanno preceduto, e che se la strada è aperta sottostà a tutte quelle che sono le norme del codice della strada e delle leggi vigenti, per cui se un atto dal punto di vista amministrativo è dovuto, non può certo la politica dire interrompi, perché altrimenti sconfiniamo su quello che stiamo criticando tutti quanti insieme. Io spero che ovviamente l'emendamento venga accolto, perché è un irrigidimento tra virgolette del testo della risoluzione, ma che va nell'ottica della tutela massima del territorio di Morena Sud. Grazie consigliere Poli. Allora passiamo per parti separate. Sì. Prima l'emendamento e poi per parti separate. Allora cittadino che sta lì dentro l'aula, mi dispiace ma non può stare. O va nel zal pubblico, grazie. Allora, passiamo alla discussione, ovviamente facciamo un'unica discussione. Ci sono interventi su questi due emendamenti? No. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Dichiarazione di voto per parti. Che bella coppia. Prego, consigliere Ciancio. No, mi scuso, casomai ritiro l'intervento, Presidente, mi perdoni. Prego, consigliere Ciancio. No, io naturalmente sono d'accordo nel migliorare questo atto che noi ci accingiamo ad approvare, però io ho ascoltato con attenzione le parole del magistrato e dell'autorevole, come dire, considerazione, preparazione che ha sull'argomento. E quindi ancor di più sostengo che noi dovremmo elaborare un atto che ci fa lavorare in casa nostra, soprattutto nella zona del nostro territorio. E qual è un piano? Ha ricordato Petroselli, ha ricordato tante cose, ma io voglio ricordare Umberto Di Martino che aveva fatto il primo piano intercomunale. E allora, o il Comune di Roma si accinge a darci degli strumenti adeguati per salvare una pianificazione in un'area così degradata, o diversamente noi cominciamo a rincorrere le farfalle se non abbiamo gli strumenti attuativi, perché anche sugli strumenti, gli ambiti, i print che ci dà oggi sono un fallimento, caro Assessore. Sono un fallimento come sono stati programmati, perché non tutelavano l'interesse generale. E non so, neppure uno è stato attuato, quindi ho degli strumenti che sono vecchi. Allora, in previsione di una pianificazione che prevede l'area metropolitana, noi dovremmo trovare degli strumenti snelli, semplici, efficaci, che producono sviluppo per tutti. Quindi, in merito all'emendamento, in questa fase dire noi non autorizziamo, ma non è che con questa autorizzazione a entrare dentro con le strade vuol dire che noi siamo d'accordo al piano di zona. Marco, ci compete a noi, cioè noi ci dovremmo occupare di quello che sta da noi. Non so, io ho delle grosse perplessità rispetto a una decisione che entra in campo in merito a un altro comune, perché siamo un municipio di un altro comune.
e quindi ci dovrà essere qualcun altro che dovrà assolutamente fermare questa edificazione. Ci paventano, contenziosi veri, finti, però l'autonomia di un comune è anche questo, lo rivendicheremo anche noi in futuro rispetto a quello che faremo, lo rivendicheremo anche noi nella nostra pianificazione. Quindi sui due emendamenti ci potremmo pronunciare naturalmente anche positivamente, mi sembra che non è questa la sostanza di questo atto, è l'impegno che noi vogliamo dare per il futuro su quest'area e sugli strumenti urbanistici che abbiamo, da discutere e da attuare secondo le esigenze di quel quadrante, in modo semplice, ma discutendo. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Ci sono altri interventi sugli emendamenti? Uno per gruppo si interviene sugli emendamenti. Non ce l'ho con lei, consigliere Raddaca. Consigliere Raddaca, prego. Grazie Presidente. Noi siamo d'accordo sugli emendamenti sui quali abbiamo discusso ieri in commissione, sono stati quindi pensati insieme, quindi siamo assolutamente d'accordo. È vero come dice il consigliere Ciancio, che andiamo a parlare di un comune su cui non abbiamo competenza, però anche qui, lo dico senza nessuna polemica, dobbiamo anche essere un po' più chiari con chi ci ascolta e con i cittadini, perché siamo passati dal dirgli che avremmo dovuto convocare il sindaco, l'assessore, l'assessore regionale, l'assessore capitolino, fa un tavolo insieme, impedì a Ciampino di fare questo, questo e quello, e adesso che non possiamo neanche dire che sulle interconnessioni riguardano anche il nostro municipio e non possiamo entrare troppo nella competenza di un altro comune. Quindi ben venga invece questo emendamento in cui riaffermiamo che la concessione di questo passo carrabile, che abbiamo capito essere un atto quasi dovuto su cui non si poteva fare molto, non implica automaticamente che il nostro municipio è d'accordo sulla nuova viabilità, che in realtà non esiste una nuova viabilità, e che è d'accordo su quello che è accaduto e su quello che accadrà su quel quadrante. Grazie. Altri interventi? Consigliere Lancia, mi dispiace. Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Beh, devo dire che io stamattina ero venuta in consiglio con altra idea su questo, quindi sono favorevole a questi emendamenti, perché più riusciamo a mettere meglio è in questa situazione, perché avevo fatto mie tutte le problematiche che avevano i cittadini e tutte le perplessità che avevano riguardo alla concessione del passo carrabile. Al momento però non ho ben chiaro ancora se le cose che sono state dette dal cittadino e quello che stiamo dicendo noi in alcuni contesti vanno un po' in contrasto, nel senso che alcuni dicono che queste strade non sono aperte e quindi non sono in nostro carico, ed altri sì. E quindi per questo io nei giorni scorsi avevo richiesto una commissione nella quale potessimo andare a approfondire anche questo discorso, perché prendere tempo in questo momento sarebbe stato molto una cosa positiva, perché la concessione logicamente di questo passo carrabile prevede che si inizino i lavori e quindi poi non avremo forse più tempo o modo di trovare una soluzione. A me, io devo dire, forse perché proprio abitante in Morena, sono molto ma molto preoccupata e ho il timore che tutto quello che noi potremmo mettere oggi non ci aiuti per quello che succederà domani, anche perché il mio primo impatto era quello di dire al Comune di Ciampino: hai l'area della via Morosina, fai quello, è un tuo problema, fatti quella strada lì, vuoi fare tu l'edificazione, anche perché non saranno solo case, quindi non stiamo parlando solamente di una popolare, stiamo parlando anche di altre cose, il centro commerciale, quindi più che edilizia per aiutare le giovani coppie, credo che nasconda qualche altra cosa. Quindi io non lo so, sono favorevole, ma sono molto perplessa su questa situazione, non sono convinta che riusciremo a risolvere tutte le cose e ho paura che sarà un altro problema di un'urbanistica
nata male e spero che non finisca peggio di come è nata. Grazie. Grazie consigliere Lanci. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, dichiarazione di voto sul primo emendamento che va nelle premesse. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Votiamo. Allora, chi è favorevole? Consigliere Giuliano, sì. Facciamo la controprova? Allora facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Passiamo al secondo. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Cofano, siamo in votazione, per cortesia. Quando si vota siete pregati, se volete votare, di non uscire dall'aula. C'è la controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno, quindi è approvato. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla proposta di risoluzione emendata. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Mi perdoni. Prima che allora, va ai dichiarazioni. Consigliere Giuliano per Fratelli d'Italia. No. Prego un minuto. Volevo chiederle una. Prima consigliere Giuliano, prego, sì, consigliere Giuliano. Non è per dichiarazione di voto la mia, era una preghiera a lei e soprattutto a tutto il Consiglio e soprattutto anche al Presidente di Commissione. Perché questo volevo chiedere la possibilità di sospendere questo documento questa mattina, riportarlo in commissione, rivederlo in maniera un po' più approfondita, perché il documento e l'intervento fatto del cittadino, a me l'ansia che avevo mi è aumentata di più. L'avevo nella scorsa consigliatura, in questa mattinata. Però, consigliere, io le chiedo, no? La mia preghiera a lei, ma al Presidente della Commissione, di fare un altro passaggio in Commissione e rivedere quelle cose che stamattina sono emerse da tanti consiglieri, di convocare per cercare di guardare consigliere prima Servitano, che, se fare un, lo so, però non poteva intervenire, mi dispiace, scusi, comunque nessuno impedisce poi alla Commissione, anche una volta approvato l'atto, di poter riprendere l'argomento e fare tutti gli approfontimenti necessari. Grazie Presidente. Allora, consigliere Grazie. Giuliano, dichiarazione di voto. Grazie. 30 secondi. 28. Allora, nel fare la dichiarazione di voto deve essere ovviamente, come si dice, favorevoli. Perché favorevoli come Fratelli d'Italia? Perché da quello che abbiamo sentito, la volontà di poter intervenire e difendere quello che è difendibile e quello che ovviamente arriva come carico sul quartiere è importante. Però volevo dare delle precisazioni. Dopo aver sentito l'intervento del cittadino, è normale che vanno messe bene alcune situazioni, vanno rafforzate. Un piano di edilizia convenzionata si porta con sé, oltre al piano ovviamente, quindi urbanistico, oneri, opere di urbanizzazione, standard urbanistici che devono essere approvati. Cioè, quindi un piano per essere tale deve avere requisiti che adesso ho detto, quindi deve avere gli standard rispettati. Per cui se c'è un progetto di opere di urbanizzazione approvato non lo dobbiamo conoscere, perché così verifichiamo se all'interno di quello previsto, quindi del trasporto delle strade per fare la viabilità, ci sia qualcosa di giusto. Ma tutto questo, quindi nel
progetto delle opere di urbanizzazione c'è un'altra relazione che è ugualmente importante, anzi molto importante, che è chiamata la relazione trasportistica, che è quella che fa la differenza sul carico urbanistico e sulla viabilità. Ok, quindi se non c'è questa relazione noi non possiamo capire come hanno valutato ovviamente il piano. Io mi auguro che ci sia, perché lo fanno fare a tutti. Noi sul fatto di Capannella abbiamo fatto una relazione trasportistica, abbiamo dovuto fare una relazione trasportistica da un ingegnere che ci ha commisurato quasi il doppio degli oneri previsti, perché sennò il quadrante non si poteva fare. Ecco perché io mi altero, presidente Poli, che lei si deve far da il progetto di opera d'urbanizzazione, perché è da lì che si capisce quello che si può fare. Perché nel progetto approvato c'è quello che viene dichiarato e come vengono spesi i soldi, ok? E se quindi oggi serviranno mettere più oneri, più contributo, perché bisogna fare via Plaganica, bisogna fare via Morosina, bisogna fare quello che bisogna fare, ok? Che a noi serve, è normale che vanno messi adesso, va modificato il progetto, vanno aggiunti in questo momento. Consigliere Giuliano, l'intervento l'ha già fatto prima, mi faccia la dichiarazione di voto. Sì, grazie. Fa pure silenzio, presidente, perché sono strillo ancora di più. Prego. Perché quando me parte Nicola Scheggio poi strillo, Consigliere, dichiarazione. Allora, di voto. Dicevo, grazie. Sto dicendo che quindi è importante proseguire questo percorso, perché se non ci dobbiamo far prendere in giro da nessuno e dobbiamo difendere il nostro lavoro cercando di rispettare anche quello degli altri, perché se non vogliamo che noi a casa nostra nessuno ci metta il dito, no, noi dobbiamo farlo dall'altra parte, però dobbiamo conoscere il progetto, e nel progetto delle organizzazioni ci sarà la differenza e i soldi che verranno messi ovviamente a disposizione dovranno soddisfare le esigenze del territorio, quindi siamo favorevoli, grazie. Però ho detto 30 secondi, anzi 28. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Poli per il PD? Sì, presidente, grazie. Ovviamente il voto del Partito Democratico sarà favorevole sulla proposta di risoluzione così come emendata. Ho chiesto di poter effettuare la dichiarazione di voto per poter dare assicurazione ai colleghi che mi hanno preceduto la volontà di poter effettuare quei chiarimenti e quindi svolgere l'azione successiva all'approvazione della risoluzione, che è solamente il primo passo che facciamo qui in Consiglio dal punto di vista formale. Io ricordo che dal 2012 il Consiglio del Municipio su Morosina, sui 167, sull'urbanistica in generale non si è mai espresso, quindi è il primo atto formale che un Consiglio del Municipio approva formalmente, e ritengo che sia un risultato estremamente apprezzabile. Voglio ringraziare come Presidente di Commissione tutti coloro che hanno contribuito, e i contributi sono stati tantissimi. Consigliere Poli, un attimo solo. Sì. Vi chiedo, per cortesia, siamo in dichiarazione di voto. Chiedo un pochettino di attenzione. Grazie. I contributi sono stati tantissimi, ci sono pervenuti anche dalle realtà associative del quartiere che abbiamo ascoltato e abbiamo elaborato e metabolizzato nel nostro provvedimento. Ovviamente quei richiami che sono stati posti da tutti i consiglieri sarà mia cura di porli all'attenzione della Commissione affinché tutto possa essere chiarificato per ciò che attiene l'operatività del nostro municipio. Fatto sta che questo è un atto fondamentale per aprire questo tavolo dove si cerca di ridiscutere questo strumento urbanistico che, come detto, e la discussione ce lo ha certificato quest'oggi, è propedeutico ad altre lottizzazioni ben più pesanti di questa che stiamo esaminando. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, ripeto, il voto sulla proposta di risoluzione con gli emendamenti votati. Chi è favorevole? Partire da qua, cortesia. Allora, controprova. Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Nessuno. Quindi approvato con 17 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Grazie. Passiamo adesso. Mi dispiace. Allora, passiamo adesso alla mozione. Mi dispiace. Allora, mozione, iniziativa della consigliera Cerconi, prego. Consigliera Cerconi, prego. Illustri la mozione. Volevo chiedere a tutti quanti di rimanere un attimino perché... Vabbè, lei non può chiedere, lei faccia il suo intervento, chi vuole rimanere rimane. Okay, prego consigliera Cerconi. Allora, prima di fare l'intervento vorrei dire semplicemente che è impensabile che una consigliera deposita una mozione il 30 aprile e viene discussa dopo 2 mesi e mi si chiede di ritirarla perché sono passati 2 mesi. Ma che lavoro è quello del consiglio se trattiamo gli atti dopo 2 mesi? E poi diciamo che ci mettiamo tanto, e certo, dopo 2 mesi, 30 aprile. Allora, e adesso iniziamo la trattazione. Io vorrei aprire la discussione su quello che sta succedendo nel comune di Roma a proposito dell'arrivo degli immigrati. Allora, come al solito qualcuno di voi inizierà con la solita manfrina, non li vogliamo e quant'altro, non è quello il punto. Allora, il problema di questo municipio è il seguente. Io ho ascoltato, mi dispiace se posso 3 secondi parlare dopo 2 mesi che aspetto, grazie. Allora, la mozione è il tavolo di coordinamento con la prefettura e il comune a seguito dell'avviso pubblico che molti di noi conoscono e che ha stanziato quasi 28 milioni di euro per l'accoglienza degli immigrati su tutto il comune di Roma. Il problema qual è? Il problema è il seguente, che noi in questo municipio non sappiamo effettivamente ad oggi il numero di persone che noi accogliamo e se effettivamente in un momento del genere le nostre strutture sono in grado di recepire un'accoglienza che è prevista su più o meno nel nostro municipio di un centinaio di persone. Noi abbiamo avuto l'incontro con il prefetto lo scorso martedì. Quello che mi preme è che al di là di ciò che ha detto il prefetto è che noi non abbiamo la minima idea di quante persone sono accolte nel nostro municipio e questo è un problema perché visto che in media il massimo dell'accoglienza è più o meno 1 a 15 se non sbaglio, poi probabilmente qualcuno potrà intervenire e correggermi se sbaglio, ma da questo punto di vista non credo, noi ad oggi faccio presente che abbiamo già altre strutture che sono le strutture di Palazzo Salem, all'interno del quale non c'è nessuna associazione che gestisce, nessuna associazione che verifica la situazione. Abbiamo la situazione critica di Campofarni, abbiamo la Barbuta e abbiamo una serie di insediamenti abusivi sparsi su tutto il territorio. Allora, la mozione chiede semplicemente, ovviamente interessa poco, poi però quando c'è da criticare o quando c'è da fare qualcosa e quando gli immigrati vengono portati nell'hotel vicino casa scendiamo tutti in piazza e ci lamentiamo, tutti bravi all'incontro col prefetto, però poi quando c'è da fare qualcosa in aula o da prendere una posizione nessuno che si prende le responsabilità. Comunque continuiamo. Ad oggi quello che mi preme invece sottolineare è nel constatato che, e dice, è evidente che non si può e non si deve mettere in dubbio la necessità di fornire, siamo rimasti in 4 come al solito quando si parla, è evidente che non si può e non si deve mettere in dubbio. È evidente che non si può e non si deve mettere in dubbio la necessità di fornire a persone che vengono in Italia a chiedere asilo politico un vitto dignitoso per tutto il tempo che serve. D'altro canto ci sono dei fattori che saltano subito agli occhi. Il primo è che il menù descritto cozza evidentemente con quello fornito non solo ai poveri degli enti caritatevoli ma anche ad esempio alle mense scolastiche. Faccio presente che per esempio ogni pasto deve essere composto da un primo, da un secondo che venga alternato con carne, meglio se con osso, pesce 150 grammi, 2 uova, 150 grammi di formaggio, verdura, cioè
cose che neanche nei nostri asili vengono previsti, con un costo giornaliero di 35 euro, di cui 2,50 euro direttamente come pocket money e gli altri alle associazioni. Il problema più grande qual è, ovviamente, è che nel nostro municipio ad oggi abbiamo degli enti, e vi faccio l'esempio di Capodarco, ma anche altri, che hanno avuto uno stop da parte e in virtù di quanto successo con arresti ed indagini fatte dalla Procura. Questo mi preme dirlo perché noi abbiamo dei servizi sul municipio, continuiamo a sentire, ma tanto dobbiamo far cadere il numero legale quando smetto di parlare. Smetterò presto, tra un invece, minuto. Vado avanti col suo intervento, per cortesia. Allora, no, per cortesia. Sto spiegando al consigliere allora, che contava questa cosa. Per cortesia, vada avanti col suo intervento. Niente, e il punto è il seguente. Allora io chiedo a questo consiglio di esprimere la sua contrarietà per l'indisponibilità concreta del municipio Setta ad accogliere ulteriori richiedenti asilo. Non so, in virtù proprio del fatto che noi oggi non riusciamo a garantire dei servizi primari, e vi ricordo quello che è successo a settembre con l'AIC per il trasporto dei bambini disabili nelle scuole, noi non avevamo i soldi per trasportarli, e questo secondo me noi con 27 milioni di euro dovremmo saper gestire questi fondi molto meglio rispetto a come li stiamo facendo. Non solo, noi oggi abbiamo detto, come ho detto, dei richiedenti asilo già a Palazzo Salemme che ne accoglie più di 700, ma non abbiamo neanche i numeri precisi perché all'interno del palazzo non sono più entrate le associazioni che dovevano gestirlo. Non solo, non ci sono neanche più presidi medici, non ci sono presidi medici perché la dottoressa che era stata incaricata di occuparsi dell'intero edificio e quindi della salute di coloro che sono ospiti dell'edificio non viene fatta più entrare. Non solo, all'interno di Palazzo Salem non entra più nessuna autorità, tant'è che si sono dati perfino un regolamento, ma non in lingua italiana così chiunque possa andarli a controllare, in lingua eritrea se non sbaglio, perché sono la maggior parte, cosa che ci hanno anche mostrato in occasione di una visita per la quale poi ci hanno ovviamente gentilmente fatto uscire perché non è possibile visitare l'intero stabile. Insomma, la situazione su questo municipio secondo me non è chiara. Non essendo chiara, io chiedo prima una verifica di un intervento in virtù di quanto è successo sull'intero comune di Roma dell'assessore competente, almeno ci venga a dire come spendiamo questi soldi, da chi sono gestiti, se il municipio ha un qualche tipo di onere nei confronti di queste situazioni. Cioè, non possiamo noi andare avanti e continuare a subire delle decisioni che vengono prese a livello comunale senza capire qual è la nostra situazione e dove possiamo effettivamente intervenire e se possiamo garantire una legalità o comunque una sicurezza anche ai cittadini, perché quello che molti purtroppo dimenticano è che noi quando offriamo vitto e alloggio a determinate persone, agli immigrati, non li includiamo in un percorso di inserimento sociale, di scolastico, lavorativo. Ma perché questo? Perché ovviamente, viste le situazioni, mi pare ovvio, sono buttati, nel vero senso della parola, dalla mattina alla sera per 24 ore all'interno di alcuni edifici senza dare a loro nessun'altra possibilità. È ovvio che vengono riversati poi sulle strade, è ovvio che avvengono determinati incidenti che per fortuna per il momento a Roma non ci sono stati, ma che Milano per esempio sono avvenuti. Quindi io non so se avete letto il documento, spero di non risentire per l'ennesima volta le solite accuse di razzismo, di fascismo o quant'altro, perché non è quello il problema, è però un voler capire qual è la situazione su questo municipio. Se poi qualcuno di voi o qualcuno dei commissari è più informato e sa qual è il numero preciso di quanti ne ospitiamo in rapporto alla popolazione di questo municipio o come vengono gestiti dal nostro territorio, anche perché vi ricordo che in molti casi l'assistenza sociale poi grava sul municipio, un municipio che su 330.000 abitanti è già abbastanza sovraccaricato. Per quanto esposto io vi ringrazio per l'attenzione, spero insomma in una vostra riflessione che vada al di là delle prese di posizione politiche. Grazie. Grazie. Apriamo. Signora, è inutile che lei insista, non è possibile. Prego i vigili. Allora, apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Allora, passiamo. Consigliera Lenci, prego. Scusi, Presidente. Allora,
è una situazione, questa mozione, che porta a riflettere, perché proprio ricandomi anche al discorso che stavo facendo prima, purtroppo abbiamo delle situazioni che poi non riusciamo a gestire. Io forse prima mi sono espressa male dicendo che ci sono dei bambini rom nelle scuole, volevo dire che ci sono dei bambini rom che vengono inseriti nelle scuole e poi non vengono accompagnati nel percorso di crescita, ecco perché dicevo che sarebbe corretto, quando si parla di integrazione, stare molto attenti, perché l'integrazione non è buttare le persone nelle scuole, bisogna fare un lavoro con le famiglie e quindi vedere se veramente vogliono integrarsi in un discorso di rispetto del prossimo, della struttura che li ospita, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché questo qui poi fa nascere delle grandi battaglie tra poveri, perché logicamente se noi inseriamo delle persone che non vogliono essere inserite in contesti a loro estranei, e lì potrà solamente avvenire uno scontro, ed è ancora più drammatico quando in questo scontro si parla di bambini. Il problema che ci porta oggi, che ci solleva oggi la consigliera Flavia Cerconi, è un discorso che sicuramente noi dovremmo vedere, perché anche i rifugiati politici, io pochi giorni fa mi sono trattenuta a parlare con questi ragazzi che vengono accolti, sono giovani, e logicamente il percorso che gli viene offerto non è molto, sono qui ad aspettare magari 2 anni, 3 anni che hanno la documentazione, e io penso che la cosa migliore per queste associazioni che se ne occupano non sia dargli 2,50 euro giornalieri e non fargli far nulla, bisognerebbe veramente anche qui parlare di integrazione, perché loro poi che fanno? Si mettono davanti ai supermercati, tanto non hanno niente da fare tutto il giorno, e poi magari nel nostro territorio abbiamo delle difficoltà, per esempio nel gestire il verde, perché non abbiamo dei fondi o non abbiamo... Quindi io penso che un percorso diciamo di cambiamento sarebbe anche questo, cioè utilizzare i fondi che vengono dati per l'assistenzialismo a queste persone in maniera corretta, cioè fargli dei corsi, chi vuole lavorare lavori, con anche un risparmio. Io vorrei dire solamente una cosa, bisogna mettersi in testa che con queste persone non ci si può più guadagnare, lo abbiamo visto in questi giorni con Mafia Capitale. Se un comune decide di prendersi carico di queste persone, lo faccia in maniera onesta e quindi investa i fondi per queste persone, perché poi voglio dire che se viene fatto un discorso di integrazione vero e proprio, le persone che poi vanno a coabitarci neanche se ne accorgono se vengono fatte le cose in maniera corretta. Siccome le cose non vengono fatte in maniera corretta, perché fino ad oggi abbiamo visto barconi, anzi noi cittadini vedevamo i barconi con disperati, alcuni vedevano i barconi con i soldi sopra, e questa situazione non va più bene, perché altrimenti è meglio dire di no, perché il falso buonismo non fa bene a nessuno, è meglio dire di no che tenerli nel nostro territorio e non potergli consentire una vita dignitosa. Io penso che ci sia più rispetto a chi la pensa in questa maniera che chi invece pensa che siamo aperti a tutti, quando poi non abbiamo gli strumenti e soprattutto non abbiamo la consapevolezza e l'apertura mentale ancora per l'integrazione. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti esseri umani e dobbiamo avere una forma di rispetto per tutti, ma laddove non abbiamo la possibilità di accoglierli dobbiamo essere in grado di dire di no, perché faremo solamente dei danni. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Lozzi, prego. Allora, io ho ascoltato attentamente ciò che ha detto la Cerconi e ha sollevato anche dei spunti di riflessione. Non sono molto d'accordo su come è stata articolata la proposta di mozione, perché impegnare a non accogliere è un po' come chiudere gli occhi, e così come sta facendo la Francia e il resto di Europa. Purtroppo non è un problema gestibile da un punto di vista municipale. Noi dovremmo chiedere chiarezza al nostro governo, dovremmo chiedere che oltre ad accogliere ci siano dei progetti e dei percorsi integrativi, e soprattutto dovremmo pretendere che l'Europa, e anzi direi di più, che il resto del mondo si accolli questa situazione, perché il problema delle migrazioni dai paesi più poveri, dai paesi che sono attualmente in guerra, non può e non deve riguardare solamente i territori di frontiera, né solo l'Italia, né solo l'Europa. È un problema di mondo, visto che in quei territori tutto il mondo poi è andato a speculare e a mangiare.
dire non facciamo più entrare nessuno è un po' anacronistico, perché poi in una città come Roma, dove ci sono 15 municipi e quasi tutti nella situazione grave così come la nostra, chiudere le porte in ogni caso andrebbe semplicemente a aggravare una situazione di disagio che potrebbe diventare esplosiva. Sul nostro territorio, da informazioni attualmente ufficiali, ci dovrebbero essere 2 SPRAR di seconda accoglienza e Palazzo Selam per rifugiati politici, dove all'interno ci dovrebbero essere all'incirca 1.500-1.600 persone, e c'è un'associazione, c'è l'Associazione Cittadini del Mondo, che forse ha notizie differenti, ma quell'associazione ad oggi lì è operativa. Non so se la Croce Rossa può ancora entrare a verificare le condizioni, però l'associazione comunque c'è. Il problema è che ci sono municipi dove di SPRAR ne hanno 15, vedi il sesto municipio, dove ce ne sono nel quarto municipio mi sembra ne abbiano 6 o 7, quindi tra tutti i municipi forse siamo quelli che attualmente a livello di accoglienza migranti e non rifugiati politici sono quelli che hanno il numero inferiore di carico. Quindi andare a impegnare una presidente ad opporsi ad una cosa del genere diventa complicato. Forse potremo pretendere come territorio che ci siano delle linee guida e delle proposte serie sul processo di accoglienza di queste persone una volta entrate nel territorio. Il governo si preoccuperà di fare i suoi atti con la comunità europea e noi dovremo pretendere comunque che ci siano dei programmi e dei progetti che permettano una vita dignitosa a questi a queste persone una volta ospitate nel nostro territorio. Quindi noi non siamo concordi con l'impegno in cui si chiudono in maniera così netta le porte senza avere una progettualità dietro. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, la consigliera Caccamo, che era scrutatrice, non c'è più, sostituisco la consigliera Caccamo con la consigliera Lancia. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto, consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Come dire, io non è la prima volta che lo noto che la consigliera Cerconi è diventata bravissima a presentare gli atti, bravissima lo dico in senso politico e lo dico senza ironia e senza polemica, perché fa tutta una presentazione in cui dice io con quest'atto chiedo questo, chiedo quello, ma avevi convinto Flavia, cioè se non avessi letto l'atto avrei votato favorevolmente, poi vado a leggere l'atto però e l'impegna dice. Impegna il Presidente del Municipio Roma Settima ad attivarsi presso il Sindaco di Roma affinché venga resa nota alla Prefettura e al Comune di Roma l'indisponibilità concreta del Municipio Settima ad accogliere ulteriori richiedenti asilo. Cioè non stiamo chiedendo percorsi, verifiche, migliori condizioni, e nulla, noi stiamo dicendo non ne vogliamo più. E come ha, secondo me in modo molto condivisibile, detto la consigliera Lozzi, riteniamo inaccettabile un atto del genere e politicamente credo anche che la destra a Roma, e non dico la consigliera Cerconi, ma la destra a Roma stia continuando ad indicare in alcune categorie di persone i mali e i problemi e l'origine dei mali e dei problemi di questa città, e poi la città risponde, come vediamo in questi giorni, quello che sta accadendo alla stazione di Burtina con macchine, furgoni e camion di materiale che arriva per i rifugiati che sono bloccati alla stazione di Burtina. È il segnale che la città sta dando un altro orientamento alla politica, cioè che i migranti, gli immigrati, i rifugiati che arrivano non sono i nemici, i colpevoli, il problema di questa città, semmai il problema è la cattiva gestione che c'è stata finora, in questo sono d'accordissimo, quindi cambiamo gestione, come ha detto anche la consigliera Lenci, avviamo percorsi nuovi, avviamo procedure nuove, ma certo un atto in cui si dice non ne vogliamo più, come stanno facendo Liguria, Lombardia e Veneto, dopo che il Presidente della Lombardia, quando era Ministro degli Interni, ha detto a tutti dobbiamo farne quota parte per uno, fare un ragionamento di accoglienza, non si può dire di no, adesso che il Governatore di una Regione dice che non ne vuole più. Quindi stiamo contrari in modo convinto e deciso a quest'atto, disponibilissimi a ragionare in un modo serio e diverso sull'accoglienza di immigrati e rifugiati nel nostro municipio. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cerconi, Fratelli d'Italia, prego. Allora,
su alcuni punti sono d'accordo, faccio solamente presente una cosa: il fatto che ci siano molti politici oggi al Comune di Roma si stupiscano che portiamo bevande, viveri e quant'altro a delle persone in difficoltà, me lo stupisce perché conosco i romani e conosco quanto ci tengono e quanto sono disponibili e generosi. Il problema che mi allarma è proprio l'incapacità delle istituzioni di far fronte e di richiedere un intervento dei cittadini in un'emergenza del genere. Questa è la cosa più preoccupante. Ovviamente l'atto è una provocazione, anche se io sono convinta che noi non siamo in grado più di accoglierne e non saremo più in grado di dare una giusta accoglienza a chi arriva, perché non siamo in grado di garantirne a chi vive qua da tanti anni la stessa situazione. Siamo saturi e questa è la verità, e se non vogliamo dobbiamo costruire altro, perfetto, dobbiamo costruire altro, ma non siamo più in grado di accogliere. È vero che il problema non è solo italiano, è un problema europeo, è un problema mondiale, ma non possiamo far finta e continuare ad accoglierne, perché non entrano più. E Tiburtina non è questo municipio, ma Tiburtina ne è un esempio, tant'è che stanno con le tende per strada e le persone si chiudono dentro, perché sennò la notte ritrovano sulle scale, trovano le persone a dormire, ed è una situazione vergognosa secondo me per chi la vive da cittadino e per chi arriva e trova una situazione del genere, che poi genera esclusivamente marginalità e genera un disagio sociale che noi non immaginiamo. Questa è una mozione di 2 mesi fa, io sono disposto, ovviamente non la ritiro perché vorrei un voto su questa mozione, anche e capisco insomma il vostro punto di vista, ma secondo me non dobbiamo aspettare 2 mesi e non dobbiamo aspettare una provocazione di questo genere per occuparci di una situazione che degenera nel nostro municipio. Grazie. Vabbè, io... Altre dichiarazioni? Consigliera Lancia, per gruppo PD, prego. Sì. Allora, il gruppo PD voterà contro questa mozione perché il problema esiste e non lo cancelleremo semplicemente rifiutandoci di affrontarlo, mentre veramente vedrei una risoluzione che ci prepari a gestire la situazione anche in questo municipio, scegliendo i luoghi, scegliendo il come, scegliendo chi, prima che ci piombi in testa e magari evitando di creare allarme come è successo qualche mese fa, quando sembrava che dovessero essere ospitati in un albergo qua vicino, che si è scatenato il panico, perché lì dove non si scatena il panico nella realtà e dove si permette a queste persone di avere un alloggio dignitoso, essere accolte in modo dignitoso, nessuno protesta e nessuno se ne accorge. Non sono certo queste le persone che creano problemi alla città. Certo, se non hanno dove dormire, se vengono abbandonati per strada, se devono fare i loro bisogni dove capita, se non hanno da mangiare, creano problemi. Quindi io sono contraria al rifiuto di ospitarli, sono a favore di una mozione che ci permetta invece di preparare un'accoglienza e di gestirla come si deve, perché in quel caso non si creerà sicuramente nessun problema. Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente, io mi asterrò dal voto proprio perché prevedo che una parte di questa mozione possa essere presa in maniera positiva. Nell'altra parte visto che ho detto che logicamente sono persone, quindi dovremmo cominciare a fare un discorso diverso, quindi per questo motivo non... Grazie, altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Respinta con 11 voti contrari, 2 favorevoli e 2 astenuti. Allora, passiamo adesso all'ultima mozione che è stata presentata all'inizio del Consiglio come articolo 58,
che riguarda gli autodemolitori. Allora, chi è che presenta questa mozione? Consigliere Tutino, prego. Chiedo scusa Presidente, chiedo la sostituzione del... sono scrutatore, chiedo la sostituzione. Va bene, allora, al posto del consigliere Carloni mettiamo la consigliera Lanotte. Prego, prego consigliere Tutino. Grazie Presidente, prendo atto che diciamo all'opposizione del municipio non interessa il problema, un problema ambientale e culturale importantissimo. Prendo atto che l'opposizione in municipio non intende risolvere un gravissimo problema che tocca le comunità, che tocca l'ambiente, che tocca il turismo, ovvero alzandosi ed andando via stanno dimostrando questo, ma esponiamo l'atto finché è possibile. Per ben 15 volte il Comune di Roma ha prorogato la disposizione degli autodemolitori in luoghi di verde pubblico di grande interesse naturalistico, di grande interesse ambientale, di grande interesse archeologico. E il 30 giugno scadranno queste concessioni ed il Comune ha la possibilità di non rinnovarle e delocalizzare gli autodemolitori che attraverso lo sverso di sostanze sul terreno inquinano inevitabilmente le falde acquifere e oltretutto rendono indisponibile ai cittadini dei territori, ripeto, che avrebbero una grande importanza all'interno del Parco dell'Appia Antica, ad esempio, sul fiume Almone, per poter valorizzare da un punto di vista archeologico, da un punto di vista ambientale, questi territori. Questa sostanzialmente è la mozione, niente più niente di meno, anzi auspicheremmo come lista civica, se possibile anche con gli altri presenti, con gli assenti non possiamo, che si trasformasse in risoluzione col consenso di tutti. Quindi la mozione richiede la delocalizzazione degli autodemolitori in maniera tale da valorizzare questi territori per i cittadini, per la cultura, per il turismo, per l'ambiente. Il testo della mozione è stato modificato, che è stato tolto il riferimento a via Palmiro Togliatti perché non rientra sul territorio del settimo municipio. Io mi sono permesso di correggere anche una parola scritta, una battuta insomma sbagliata. Attraverso la combustione c'è scritto fini tossici, fumi tossici. Ho portato io questa correzione. Allora, ci sono interventi? Consigliere Cerconi. Allora, seppur nella sostanza sono d'accordo, io mi chiedo come mai ci arriva un articolo 58 che poi ovviamente da quella parte molti non voteranno perché hanno dichiarato di non votare più mozioni articolo 58 e soprattutto visto che il consigliere Tutino ha detto che sono anni che va avanti una situazione del genere, mi chiedo come sia possibile fare un articolo 58 scritto in questo modo, con delle parole scritte male, con delle cancellature, senza averlo portato in commissione, in una situazione che crede soprattutto su un argomento di questa importanza che avremmo dovuto trattare come voi, come maggioranza, mi insegnate. Va bene. Come voi mi insegnate l'avremmo dovuto trattare in commissione. Un articolo 58 che sinceramente non condivido e io credo anzi che questo sia un atto semplicemente per farsi pubblicità e una campagna elettorale visto come sta andando. Non lo condivido per niente, non è un modo di lavorare, l'avevamo detto davanti al Consiglio tutto che avremmo dovuto in qualche modo condividere tutto nelle commissioni preposte, a maggior ragione l'avrebbero dovuta portare in una commissione della maggioranza, Presidente, quindi mi chiedo come non sia possibile. Per quanto detto, Fratelli d'Italia abbandona l'aula perché non ritiene un comportamento adeguato, idoneo, soprattutto alla situazione, quello del consigliere Tutino. Grazie. Consigliere Benassi. Sì, allora, a me non risulta che da questa parte sia mai stato detto che
non abbiamo più votato mozioni ex articolo 58. Il motivo per cui oggi viene presentata questa mozione è evidente: a breve scadranno queste autorizzazioni, per cui, dato che abbiamo valutato che il tempo per la valutazione e la risoluzione avrebbe richiesto ulteriori giorni e siamo andati oltre la scadenza, cerchiamo di arrivare prima presentando questa mozione. Inoltre sono state anche presentate, io ricordo, delle mozioni addirittura scritte a penna, per cui certe osservazioni lasciano molto a desiderare. Detto questo, noi rimaniamo in aula e voteremo quest'atto, e credo che non è, si tratta di campagna elettorale, ma piuttosto si tratta di una dimostrazione di come, dato che c'è qualcuno che vorrebbe decidere i destini di Roma da Palazzo Chigi, noi oggi qui stiamo ancora facendo il nostro dovere. Grazie. Grazie consigliere Benassi. Altri interventi? Non ci sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Allora, intanto sostituisco il consigliere Carloni, l'ho seduto con la notte. Sì, sì. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo. Solo per precisare che è già depositata la risoluzione, ma l'urgenza ha richiesto una condivisione all'interno di tutti i partiti di maggioranza di quest'atto con articolo 58 e quindi una presa di responsabilità da parte di tutti i partiti di maggioranza e non del consigliere Tutino. Grazie. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Elevata la mancanza del numero legale, quindi non c'è. Quanti sono? 9 favorevoli, un astenuto, ma terminato. Non c'è quindi il numero legale, quindi va al prossimo consiglio. Grazie. Consiglio è chiuso, in seconda convocazione il prossimo.